Ciao a tutti da Mirko, state cercando dei motori economici ma di qualità? Seguite il video di oggi perché questi Maxico potrebbero fare al caso vostro. Intanto, come sempre, se volete acquistarli vi lascio qualche link in descrizione. Vediamo subito cosa troviamo all'interno della confezione. Abbiamo il motore, un set di viti per bracci da 4 mm e uno per bracci da 3 mm, un dado per l'elica, vite e rondella di riserva per la campana e l'immancabile set di adesivi IMAX. Come suggerisce il nome, questi ICO fanno parte della serie economica della IMAX, andando a coprire l'intera gamma per quad a 5 pollici. Infatti abbiamo sia 2306 sia 2207, che sono le misure più utilizzate al momento. Per entrambe possiamo scegliere i 2400 kW, ideali per batteria 4 celle, i 1900 kW, ideali per batteria 5 celle, e i 1700 kW, ideali per batterie a 6 celle. Io ho scelto i 2306 da 2400 kW, quindi li andrò ad usare con l'IPO A4S. I cavi sono in silicone da 20 AVG e sono lunghi 12 cm. Il peso del motore è di 31 grammi. Il design del motore è di tipo open bottom, quindi aperto sul fondo. La campana è fissata al motore tramite vite esagonale, soluzione molto più efficace della clip. I magneti sono abbastanza vicini allo statore e come vedete su alcuni di essi è applicata questa colla che serve per bilanciare il motore, è molto importante quindi non rimuoverla. L'albero motore è in acciaio cavo ed è alto 13 mm, nella base notiamo queste scanalature che aiutano a non far slittare l'elica. A tal proposito, come sempre, il dado fornito in dotazione è di tipo autobloccante. Ora è venuto il momento di testare i motori con l'RC Benchmark 1520. Per questo test userò delle GPRC 5040 che puntano all'efficienza, delle HQ Prop V1S ideali per freestyle e delle Genfan Hurricane 5149 specifiche per racing. Come batteria userò una Tattoo 4S da 1550 mAh. Come possiamo notare, la spinta di questi ECO non è di certo delle migliori e questo va a confermare le impressioni di tutti quelli che trovano questi motori un po' fiacchi. Tuttavia, se guardiamo gli ampere e l'efficienza, scopriamo come i consumi sono ridotti e l'efficienza piuttosto alta, cosa da considerarsi come un punto a loro favore. In conclusione sconsiglio questi motori a chi cerca le prestazioni. Se pensate che un motore da 10€ spinga quanto uno da 20, allora siete fuori strada e di certo con questi ICO rimarrete delusi. Consiglio invece questi motori a chi sta costruendo il suo primo drone e vuole contenere i costi, in quanto magari sta scegliendo tutte le componenti più economiche. Infine consiglio questi IMAX non necessariamente a chi vuole un motore economico, ma anche a chi cerca un volo più smooth e cinematico, dove i tempi di volo contano più che le prestazioni. Ho già questi ICO da un po' di tempo e questa recensione arriva forse un po' in ritardo, visto che IMAX ha annunciato l'uscita degli ECO 2. Tuttavia questo potrebbe essere il momento giusto per prenderli, visto che con l'uscita del nuovo modello, questa prima versione si trova a prezzi ancora più contenuti del solito, rendendoli di fatto un best buy. Questo perché nonostante tutto, viste le caratteristiche, rimangono sempre dei motori da tenere in considerazione su questa fascia di prezzo. Per oggi è tutto, questa era la mia recensione degli IMAX ICO. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando dei miei Patreon cliccando il link a fine video.